Guardami! No! Guardami! No. Guardami! No. Sono identica a te! Sì. Posso toccare ciò che voglio! Posso salutare con un gesto delicato o stupirti con la mia tecnica perfetta! Posso accogliere e consolare, confondermi tra la folla! Chi può sapere dove sono state e da dove vengo? No. Guardami, guardami, sono identica a te! Non hai nulla di me! Sulla tua pelle c'è l'odore dell'errore, dei contatti, della superficialità. Tu hai un odore diverso e il peccato di cui ti macchi rimane! Che commedia! Che esagerazione! Ma lo sai che queste mani possono salvare una vita? Possono far nascere un bambino? Che vuoi che importi se sono state lavate, disinfettate, deterse? E forse questo ciò che conta? Quello che conta è agire! Essere efficienti! No, non è così! Prima di fare, devi pensare! Perché non sai cosa ti porti addosso! Prima di entrare in una stanza, ti devi essere lavato le mani! Prima di medicare, prima di fare un prelievo. Basta, basta, che noia. Dovrei passare tutto il tempo a lavarmi le mani, a stare attento a non toccare questo, a non toccare quello. Io voglio essere veloce, pratico. Devo risolvere il problema così, in un attimo. No, questo è quello che fai tu. Io invece non giro più senza di lui. E solo così sarò sicura di non aver lasciato in giro germi e batteri. Non lascerò febbre come ricordo del mio passaggio. Non prolungherò un ricovero e non ammalerò qualcuno invece di guarirlo. Come fai a dimostrare che è colpa mia? Si sa che in ospedale non ci si va se uno sta bene. Certo, ma può accadere che si entra per un problema di salute e esci che ne hai un altro. E sai perché? Perché? Per colpa di te, di tutti i batteri e virus che ti porti in giro. Ma è semplice, basta un attimo, come dici tu. Tocco una maniglia, tocco una porta, tocco un lenzuolo, rispondo al cellulare e poi mi dirigo al letto del paziente con tanta gentilezza e gli porgo la mia mano. E allora cosa dovrei fare? Girare sempre con le mani in tasca, stare attento a quello che tocco, che non tocco. Così non si vive! È inutile, non capisci. Ma pensare che basterebbe solo un attimo, un po' più di attenzione, un'accortezza, per evitare che un'operazione banale si trasformi in un'odissea, in un incubo. E non andrà sempre così. In questi casi è più la sfortuna. Quando uno è sfortunato, è sfortunato. La tua ironia è disgustosa e non fa ridere nessuno. Perché? Perché mi fissi così? Io non c'entro, io non c'ero! Cos'è? Cos'è questo odore? Io non mi sento bene. Via, 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 lasciami andare! Vai, vattene! E dillo a quelli come te che è in corso un cambiamento, una rivoluzione, una presa di coscienza, di responsabilità. Noi continueremo a lavorare insieme. E forse sì, ci saranno ancora degli incidenti, delle vittime, accadranno. Ma almeno potremo dire sì, è successo, ma non per mano mia.